Questo è Stumble Guys e nello shop sono finalmente arrivate tutte le offerte del capodanno cinese, ovvero l'anno del coniglio. E noi adesso andiamo a prendere subito quella gratis, ragazzi, per iniziare. Ma ho letto che non bisogna mai shoppare una di queste offerte, allora io ve le lascio così, vediamo se uno di voi indovina di cosa si tratta. Eccoci qui, ragazzi, in partita con la nuova skin del coniglietto rosa gratuita, quindi la potete avere tutti quanti. Devo dire che finalmente hanno messo una skin gratuita, ok? Ma non è che sia proprio una delle più belle skin mai esistite su Stumble Guys, possiamo ammetterlo. Ditemi voi cosa ne pensate, ma direi che potevano fare un pochino di meglio. Comunque, io direi che il gioco continua a essere sempre lo stesso gioco, incredibilmente. Comunque, ragazzi, io direi che molti di voi probabilmente si chiedono: Refe, ma perché non stai portando niente sulla nuova mappa, sulle nuove skin che hanno aggiunto? Ragazzi, lo vorrei fare, penso che lo farò presto, appena mi funzionerà la beta. Perché sì, a me non funziona la beta, non mi chiedete come cacchio sia possibile. Ma visto che comunque hanno aggiunto tutte queste nuove offerte per il capodanno cinese, io ho deciso di impormi una sfida, ovvero se io non dovessi riuscire a fare tutti i trick che so fare bene, ovviamente, nelle prossime mappe dovrò andare a shoppare. Quindi sarà una sfida per testare il nostro livello. Ad esempio, qua voglio già provare a fare questo qua. Aspettate, mi suicido un attimo perché lo devo provare a fare assolutamente. Quindi saltiamo qua sopra, saltino qua e calcetto. E non siamo andati, ragazzi. La proviamo l'ultima volta, se no poi non ci riusciamo a qualificare. Vaffanbego, ok, questo non vale. Però tanto non lo sapevo fare troppo bene, mi è venuto tipo una volta di fortuna e basta. Ma per il resto qua su Super Slide devo brillare, perché sapete tutti quanti che ormai io i trick qua li so fare, come ad esempio questo qui. Ormai è troppo facile, onestamente. E ci andiamo anche a qualificare. Appunto, come ho detto, se non dovessi riuscire a fare tutti i trick che so fare in queste mappe che andremo a giocare, dovrò shoppare tutte le offerte del nuovo anno del coniglio, ok? Siamo tutti d'accordo? Mi raccomando, allora lasciate adesso un bel like e iscrivetevi al canale. E adesso passiamo alla prossima mappa. Block Dash è la mappa per eccellenza dei trick, ok? E ammetto che qua ne so fare tanti, quindi sarà anche abbastanza facile sbagliare e dover andare a shoppare la prima offerta del capodanno cinese. Ce ne sono ben due, costano entrambe 5 euro, io non vorrei spendere 10 euro. Questo è il presupposto che abbiamo per questa volta qui. E tra l'altro, tra quelle offerte lì, come vedo, ce n'è una che non dovete assolutamente shoppare. E poi vi spiego anche benissimo il perché, onestamente un po' particolare come situazione. Ma detto ciò, il refe deve continuare a fare i trick e per ora non è uscito ancora un blocco che c'è da trickare. Quindi aspettiamo solo che arrivino i blocchi dove si possono fare questi benedetti trick e andiamo, ok? Mentre alcuni di voi mi dicono: Refe, passa in mezzo ai blocchi. Allora, io lo faccio tranquillamente, ragazzi. Basta che me lo chiedate, io ve lo faccio tranquillamente. Come vedete, questo trick l'abbiamo fatto. Qua purtroppo, cioè, potrei fare qualche trick, tipo andare lì e tornare indietro, ma non servirebbe veramente a nulla. Quindi vi direi che lo evitiamo. Basta, non arrivano i blocchi onestamente decenti, raga. Quindi vi provo a fare questo. Ecco fatto, ragazzi, un altro trick ve l'ho tirato giù. Oh, non mi potete dire niente, raga. Non mi potete dire niente. Li sto facendo tutti, eccolo qua, finalmente. Possiamo provare a fare il nostro trick e tracco. Ecco fatto, signori. E abbiamo completato tutti i trick anche di Block Dash. Quindi siamo a posto, non devo shoppare nulla per ora. E già che ci sono, ragazzi, vi ricordo che, dato che siete tantissimi a mandarmi sempre la richiesta d'amicizia, io accetto la richiesta d'amicizia solamente agli abbonati. Quindi se siete abbonati, scrivetemi qua sotto nei commenti i vostri dick e ve l'accetto. Detto questo, non dobbiamo shoppare, ma quello che vi volevo assolutamente dire è: mi raccomando, state attenti a non shoppare questo pacchetto qui prima che lo shoppi io. E questo perché? Perché potrebbe nascondere un segreto. Infatti questo red packet gira voce che sia qualcosa di diverso, ma ne parliamo più tardi. Adesso vediamo di fare tutti i trick possibili. E signori, siamo finalmente su Cannon Climb. Qua, raga, qua i trick, ragazzi, ce ne sono a non finire. Se riesco a non morire mentre parlo, sarebbe un passo avanti. Dicevo, qua i trick ce ne sono e io devo assolutamente farli, però cerchiamo di farli anche in maniera esemplare, d'accordo? Non devo sbagliare, ragazzi, perché se non dovessi riuscire a qualificarmi senza riuscire anche a fare i trick, sarebbe un bel problema. Qua ad esempio si salta qua sopra, ok? E qua ragazzi è qua che si deve brillare veramente, ma li abbiamo fatti tutti quanti i trickazzi, ragazzi. Oh, sto giro sto veramente carico, non ne sto sbagliando uno dei trick, mi sto piacendo. Boom, Lost Temple. È inutile che mi stupisco perché le metto io le mappe effettivamente, però boom, Lost Temple, ragazzi, siamo pronti e carichi per trickare tutto. Allora qua, ad esempio, primo trick appena inventato da Refe il Refe, ovviamente. Seconda cosa da fare, attenzione miei friend, ho un dubbio, qua potrei farvi più di un trick, ok? Diciamo che vi faccio questo, ok? Affamego, no! Allora, ragazzi, diciamo che potrei fare qua più di un trick.
trick effettivamente. Io decido di farvi questo. Sapete che qua forse devo andare a shoppare perché non riesco a fare il trick, raga. Porca miseriaccia. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Ok, ora se riesco a qualificarmi non devo shoppare assolutamente nulla. Quindi RFRF, è il tuo momento di brillare. Sono riuscito a fare il trick dopo un secolo che non l'ho fatto. Qua ce ne sono ovviamente molti altri, in realtà neanche così troppi. Il secondo trick è saltare qui così, andare da qua a qua, ragazzi, molto facilissimo. E mi riesco anche a qualificare, forse. Oh mio Dio, corri, salta dietro. Mamma mia, siamo riusciti a qualificarci facendo tutti i trick. Questa cosa non me l'aspettavo, ammetto che non me l'aspettavo, perché lì mi ero proprio bloccato. Signori, siamo su Laser Tracer. Qua nessuna skill, nessuna trick magico. Oh mio Dio, raga, sapete che mi è appena venuto in mente un bug che ho visto, ragazzi, che è assurdo. Dopo lo andiamo a provare a fare, ok? Dopo andiamo a provare a fare quel bug lì. Se non dovessi neanche riuscirmi andrò a shoppare. Ho deciso, perché per me funziona. E c'è un problema però in tutto questo: bisogna prima vincere sta partita. E sì, ho visto un bug, ragazzi, che vi potrebbe far vincere sempre su Laser Tracer. Quindi mi raccomando, guardatevi il video fino alla fine, che è molto molto importante. Allora, ho un dubbio. Se in questo momento qua io continuo a saltellare così, no? Vale come trick o no? Sì, penso che valga come trick, onestamente. Tra l'altro bisogna stare molto attenti, perché qua i laser iniziano ad essere un pochino tanti. Ma i bot ci pensano da soli. Abbiamo vinto e anche sto giro non dobbiamo shoppare. Ma adesso io voglio provare il bug di cui vi stavo parlando. E signori miei, siamo totalmente carichi. E ovviamente probabilmente alcuni di voi che magari seguono un po' di più il gioco hanno già capito di che bug stiamo andando a parlare, ovviamente. Ma se invece voi non aveste capito, mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Cioè guardate questa partita fino alla fine, ok? Tra l'altro, se non mi dovesse riuscire, come vi ho già promesso, shopperò l'offerta che a parer mio non è da shoppare, d'accordo? Siamo tutti d'accordo, perfetto. Allora, bisogna andare su la Hot Wheels Map, ok? Ovviamente io sono sempre il più forte di sempre, assolutamente, e non prendo mai un ostacolo su questa mappa, che tra l'altro onestamente mi piace ogni volta di meno, devo essere onesto. Ma a parte il mio parere personale, è il momento di andare a fare sto cacchio di trick. Allora, sto cacchio di trick, ragazzi, va fatto in questa maniera. Cioè voi dovete andare a vincere praticamente così, in sta maniera, d'accordo? Voi dovete riuscire ad andare a vincere in questa maniera. Come vedete si bugga in sto modo. Io devo stare molto molto attento. Oh mio Dio, ragazzi, mi sto per riuscire a qualificare. Ti prego così, sì. Ok, mi sono qualificato. Forse abbiamo fatto il bug. Tra l'altro mi sono qualificato per un pelo, porca miseria. E vediamo se ha funzionato. In teoria adesso dovrei rimanere sdraiato su Laser Tracer e riuscire a saltare tutti i blocchi. Non ha funzionato, porca miseria. Allora, c'è qualcosa che probabilmente ho sbagliato io a fare. Se qualcuno di voi sa come funziona, me lo dica adesso nei commenti. Però ho sbagliato e quindi devo andare a shopparmi una bella offerta. Io devo stare zitto, devo andare a shoppare l'offerta che io vi ho consigliato di non shoppare. Perché? Perché sono un cretino. Andiamo a vedere insieme anche quanto vale. Però nel mentre io direi che qua uccidiamo sti bot che mi sono onestamente antipatici. Ah, onestamente antipatici, stavo dicendo. Ed ecco fatto. No, porca miseria. Oh, sto bot qua deve morire. Ma che cacchio è il bot più forte del mondo? Ma porca... No, ragazzi, ma stiamo scherziamo qua per caso? Ah, ha deciso di suicidarsi sto giro. D'accordo. E nonostante la grande vittoria che ci siamo portati a casa, ragazzi, è il momento di andare a shoppare questa offerta. L'offerta con sto red packet, che sembra una busta che però nessuno sa bene che cosa sia. E quindi io mi dico, ragazzi, se nessuno sa bene che cacchio sia sta cacchio di busta, no? Spiegatelo, diteci che cacchio è. Non ha senso o sbaglio? No, ragazzi, ditemi se sto sbagliando, ditemelo. Cioè, se anche per voi ha senso questa busta, ditemelo. Detto questo, acquisto completato. Era un emote, ragazzi. Ora voi sapete che cos'è. Voi spendereste 5 euro per un emote, ma anche per 800 gemme. E quelle 800 gemme, l'unica cosa positiva è che potreste andarla a shoppare con il bundle Cavaliere Coniglio. Ma se siete un pochino più stupidini, diciamo, ecco, andrete a shoppare nella ruota slittino da neve, che noi per l'ultimo video di cui stavamo parlando, no, che aggiungono solamente le ruote per fare soldi, questa è la ruota per eccellenza. Ma a noi non interessa quella ruota, non interessa semplicemente il bundle Cavaliere Coniglio che shoppiamo. Devo dire, ragazzi, ci posso anche stare, è abbastanza meme come skin. Noi comunque ce l'equipaggiamo tranquillamente, ma non lo so, non valeva 750 gemme per me. Mi raccomando, ragazzi, supportate il canale lasciando un bel like e iscrivendovi. Ditemi qua sotto nei commenti che video preferireste vedere oltre Samuel Guys. Sto cercando di portarvi anche Minecraft. E soprattutto, ragazzi, nel prossimo video andremo a cercare tutte le nuove skin speciali, perché ne sono uscite ben due, se non addirittura tre se non sbaglio, e tantissime altre skin in generale che sono veramente veramente fighe. Quindi nel prossimo video noi le andremo a cercare insieme con il vostro Refizzone Nazionale. È tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguite anche i video di Minecraft, che è molto importante. Bella bo-